Buongiorno, parlo con la SIAE. Allora, senta, io mi chiamo Zanardi. Ho un canale di YouTube sui quali posto delle letture. Allora, siccome vorrei fare la cosa in maniera corretta, non vorrei incorrere in sanzioni, vorrei avere delle precisazioni. La prima, il diritto d'autore dura 70 anni dello scrittore, in questo caso dura 70 anni dalla morte dello scrittore. Benissimo. Il diritto del traduttore. Il traduttore che diritti ha, se li ha e come vanno rispettati? Perché vedo sulla legge che il diritto del traduttore, diciamo, quando fa dei contratti dura 20 anni. Allora, dopo 20 anni, io devo supporre che quando l'edizione ha più di 20 anni, il traduttore, cioè lo scrittore è morto, e l'opera è stata pubblicata più di 20 anni fa, possa leggerla tranquillamente. E come non mi può rispondere? E se non lo sa lei, chi lo sa? È l'ufficio competente chi è? Mi dà il numero? No, perché io non faccio niente a pagamento. No, no, no. Scrivere un forum, assistenza. Sì, sull'assistito della SIAE oppure. E lì cosa devo fare? Scrivere una mail? Sì? Sì, ok. E l'altra, ok, volevo un'altra informazione, no? Il lettore, no, allora c'è questa possibilità, per esempio, no? Se io, mettiamo, prendo un libro letto da un altro e lo metto su YouTube. Supponiamo, no? Oppure un altro prende un libro letto da me. Cioè, il lettore è equiparato, per esempio, al traduttore? È considerato un'opera creativa quella del lettore di un audiolibro? Sì, chi legge? Sì. Se io faccio un audiolibro, no? E lo metto in rete gratuitamente, per esempio, no? La mia. Ok, ma se io. No, il problema è questo. Allora, guardi, le spiego. Ma sono complesse, bisogna parlare con una persona, è difficile spiegarle per mail. Non c'è un numero di un referente? Non si può telefonare direttamente. E lì si può telefonare oppure bisogna parlare tramite mail soltanto? Ho capito, quindi lei non. Perché su queste cose, mi scusi, ma dovrebbe esserci una legge, no? Allora, io questa legge che è del 41, l'ho vista, per esempio, dice che 20 anni è diritto del traduttore. Allora, dovrebbe esserci anche un'interpretazione su questa legge. Solo l'ufficio in particolare, cioè neanche Roma mi sa dire questa cosa qua. Avevo telefonato alla SIAE di Padova e non mi sa dire. Quindi direzione generale di 700 persone e una rete territoriale. Sì,
Sì, la cosa strana è che per una domanda particolare non posso avere un numero di telefono al quale rivolgermi, insomma, è questo che non capisco, no? No, perché è giusto che siano 700 persone, però insomma ci dovrebbe essere la possibilità di contattarle. Ho capito. No, 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 vedete che sto ridendo, non è che me la sto prendendo. Quindi già voi lo dite, insomma, ecco, quindi grosso modo è un'istanza che si sente, insomma, ecco. No, sai perché sono così? Perché ho già fatto un po' di telefonate, no? Prima al coso 100, poi al 200, poi al 500-299, poi al 51-175. Poi, ma qui sono arrivato dopo aver telefonato a tante case editrici per sapere che una cosa di questo tipo, e anche lì non sono riuscito ad avere un'idea, solo dei 70 anni e la morte, cioè quella è l'unica cosa chiara che è la morte dell'autore. Sì. Però allora, diciamo, guardi, allora da cosa nasce la mia richiesta, no? No, da cosa nasce questa ricerca? Le spiego solo una cosa, questa cosa mia nasce perché ho ricevuto una lettera dal mio avvocato a nome dell'AIE, la quale mi diffida a leggere libri su YouTube, no? Perché allora voglio dire, però allora no, io so, ma infatti ho tolto tutti quelli, ho tolto tutti i libri letti, cioè con l'autore morto, diciamo, meno di 70 anni fa. Però voglio sapere se sono tranquillo per il resto. Allora, sono autorizzato a essere tranquillo, ma se, il problema è che non lo sapete neanche voi, insomma, voglio dire. Sì, è YouTube, io uso solo YouTube. Ma lei capisce che l'autorizzazione. Ecco, io te le. Ho capito, stia attento, ma anche se l'autore, cioè posso mettere un cioè per mettere un'opera di Dostoevsky ho bisogno di avere l'autorizzazione di Dostoevsky? E chi è che ha il diritto dell'opera di Dostoevsky, per esempio? Ma guardi, allora io mi sono informato, sono andato dall'editore, mi ha detto, l'editore della cosa mi ha scritto, Mondadori, mi ha detto. Rispetto per esempio a un'altra opera che però è più recente del 66, mi ha detto che loro non intendono dare nessun diritto perché loro se le leggono loro, fanno leggere da chi vogliono e se le vendono loro nelle varie piattaforme. Però io voglio sapere se per esempio Dostoevsky, voglio dire, che è stato tradotto 50 anni fa, ho capito. Va bene, d'accordo. Sì, grazie. Mi scusi, ho disturbato anche troppo. Ho capito. Sì, alla politica è un po' come a prima pagina, insomma. Tutto.
Ok. Olaf, mi dice la sigla? Ok, grazie, mi scusi, buona giornata. No, no, vabbè, buongiorno.